siamo abituati a pensare al colloquio di lavoro come un processo unilaterale. L'azienda seleziona i candidati per trovare il migliore. Fine. Secondo me questo è un approccio vecchio stile che non tiene in considerazione come si sia evoluto il mercato del lavoro. Parliamone. Oggi il colloquio di lavoro è piuttosto il confronto tra due parti che cercano di trovare un accordo, ognuna con un obiettivo specifico. L'obiettivo del datore di lavoro è quello di trovare la persona più adatta per ricoprire un ruolo specifico, mentre lo scopo dei candidati è quello di assicurarsi che l'azienda possa essere il posto migliore dove proseguire la propria vita professionale. Si tratta di una valutazione reciproca, quindi è molto importante arrivare al colloquio preparati facendo le domande giuste. Secondo me i temi importanti sono 5. Partiamo dai valori. Per come la vedo io, lavorare non è solo arrivare in ufficio, sedersi a una scrivania, svolgere il proprio lavoro fino a fine giornata. Si tratta piuttosto di entrare in una realtà, viverla e condividerla. Voi riuscireste a far parte di qualche cosa che non vi rispecchia, che agisce in contrasto con quello in cui voi credete? Forse sì, ma per quanto tempo? A che prezzo? Dubito sarebbe un'esperienza positiva. Un'altra domanda fondamentale da fare è quella sugli obiettivi e le performance. In pratica, perché vi stanno assumendo? Come valuteranno i risultati del vostro lavoro? Senza questa informazione vi mancherà l'elemento più importante, un punto finale da raggiungere. In altre parole, sarebbe come fare una gara senza sapere dove si trova il traguardo. Potrete anche correre al massimo delle vostre possibilità, ma non arriverete mai alla fine. Parlando di traguardi, mi informerei subito su quali sono le effettive possibilità di crescita una volta assunto. Entrare in un'azienda per finire a fare e pensare sempre alle stesse cose andrebbe sicuramente a scapito della qualità del vostro lavoro. È fisiologico, più si diventa bravi a fare qualche cosa, più si tende ad espandere la propria area di competenza. Ed è giusto quindi sapere prima quali opportunità vi aspettano. Altro elemento fondamentale è il team. In quale squadra verrete inseriti? Com'è composta? Avrete un responsabile che vi seguirà nella prima fase? Il team rappresenterà la gran parte del vostro ambiente di lavoro. Ecco, io penso che sia una buona idea chiedere qualche informazione preventivamente, anche se ovviamente scoprirete effettivamente la realtà quando incomincerete a lavorare. L'ultimo punto è quello economico. La trasparenza sul compenso non solo aiuta tutti a prendere decisioni più consapevoli, ma è anche diventata obbligatoria per legge. Ovviamente il compenso non è tutto, ci sono tutti gli elementi di cui abbiamo parlato prima, ma nessuno di noi lavora solo per la gloria. Insomma, il colloquio di lavoro è un'opportunità unica, sicuramente per il candidato, ma anche per l'azienda, perché entrambe le parti possono valutarsi reciprocamente e imparare l'una dall'altra. Steve Jobs diceva: il vostro lavoro occuperà una gran parte delle vostre vite e l'unico modo per essere soddisfatti sarà quello di aver fatto un gran bel lavoro. E l'unico modo di fare un gran bel lavoro è quello di amare ciò che fate. Quindi assicuratevi di poter apprezzare il vostro lavoro, altrimenti non sarete mai in grado di farlo bene al 100%.